L'appuntamento del lunedì 24 aprile, ben ritrovati a tutti alla rassegna stampa di Telemia per aprire una nuova settimana di informazione con i quotidiani calabresi e con tutti i fatti della giornata che sono tante. Inizieremo con le prime pagine, poi analizzeremo, approfondiremo l'interno come al solito con i contenuti che riguardano soprattutto la Calabria, la provincia e i temi del comprensorio. Iniziamo col quotidiano Edizioni Calabria di oggi, quotidiano del Sud, sedentari e poco attenti a tavola, tratto di una regione non in salute, report Istat sul benessere equo e sostenibile. In Calabria il tasso più alto di over 14 che non fanno attività fisica, mentre ci confermiamo in coda alle classifiche per aspettativa di vita. Per quanto riguarda le altre notizie, Catanzaro, proposta di legge contro l'autonomia che divide, poi ancora il caso Muzzupappa, strisciava per terra e l'ho ucciso, Megna racconta il delitto. Poi tanto sport, il lunedì Catanzaro KO, Maiemmello chiude a quota 28 reti, qui il cannoniere giallorosso. E ancora nello sport, il Crotone vince e si porta a quota 80 punti, ora i playoff. In Serie D il derby va al Castrovillari, Cittanova KO, il Lamezia torna a vincere, Locri battuto ma è secondo. E ancora altre notizie per quanto riguarda sempre la prima pagina del quotidiano del Sud, io senza passaporto, bloccata nel limbo dei senza diritti, la storia di Iman è in questa foto e da 26 anni in Calabria. Crotone, l'assessore Pollinzi, decreto Cutro, così si voltano le spalle a chi è più fragile. Poi dalle varie province, iniziando da Catanzaro, il sindaco della città fiorita, è tempo di superare il pessimismo, dice. Reggio Calabria consegnata la nuova piazza Antonino Fasci, Vibo depinto della Lega, rifare la mappatura delle spiagge. Crotone, c'è l'intervista Pellegrino di Coni, una nuova primavera dello sport. Reggio Ordine, l'ordine premia i medici di una vita. E poi a Vibo, l'ho pregato in prima linea per la legalità. Ancora Catanzaro fiorita incontro tra la mamma di Ferrerio. E poi migranti, ancora sbarchi a Rocella Ionica in questo ultimo weekend, in 90 sono sbarcati a Rocella Ionica. Per quanto riguarda il 25 aprile, la giornata di domani, verso il 25 aprile Fini sferza Meloni, dica che si riconosce nell'antifascismo. Nel sottotitolo l'ex leader di AN ospite da Lucia Annunziata, capisco ma non giustifico questa sua idrosia. Ancora per quanto riguarda le notizie che riportano i quotidiani calabresi, ci occupiamo di Gazzetta, lo stagno, PNRR imbriglia la ZES, il commissario Romano invoca poteri straordinari per accelerare le procedure. Calabria, i 111 milioni per opere infrastrutturali a rischio senza l'apertura dei cantieri entro dicembre 2023. Le notizie nel taglio alto, la prima riguarda la riforma dei parchi, ancora congelata in consiglio regionale, qui l'aula di Palazzo Campanella. A Francavilla Marittima, ditta nel mirino, in fiamme due mezzi commerciali, qui vedete i veicoli presi di mira dal racket. Paola, iniziativa di reinserimento sociale i detenuti, la loro terra e tutte le bellezze monumentali, il racconto in una guida. Proseguiamo, la fotonotizia di centropagina, la corsa ad ostacoli della 2 verso il Mediterraneo, rallentamenti in prossimità dei cantieri inamovibili. E poi da Sa, bambino morto in ospedale a Vibo, indagini per stabilire le cause del decesso, sarà eseguito oggi a Vibo nell'obitorio dell'ospedale Iazzolino il riscontro diagnostico sul corpicino di Giuseppe Bruni, il bimbo di 4 anni morto sabato scorso. Reggio, un punto d'incontro tra mondo della scuola e mercato del lavoro. E poi Ordine di Reggio, premiati i medici a 50 e 60 anni dalla laurea, l'ordine ha conferito riconoscimento ai medici che hanno speso la vita per la salute pubblica. Serie C per lo sport, Catanzaro sorpreso dal Potenza, Crotone già da playoff. Andiamo avanti per quanto riguarda le altre notizie, il Napoli fa piangere la Juve, le milanesi non sbagliano, Raspadori gol e scudetto ormai un passo per la squadra partenopea. Per quanto riguarda le notizie che riporta il nostro portale www.telemia.it, lo abbiamo detto, ennesimo sbarco a Rocella Ionica, 88 migranti arrivano al porto delle Grazie in questo ultimo weekend, sono proseguiti dunque gli sbarchi a Rocella. A Reggio Calabria un pauroso incidente invece sulla Ionio Tirreno, traffico bloccato e ancora soccorso al largo della Calabria, gli 88 migranti e quello dello sbarco della notte scorsa. Morta dopo
oltre un mese, donna ustionata in casa a Maierato e poi muore dopo aver salvato due ragazzini in mare a Siracusa, ritrovato dai sommozzatori vigili del fuoco di Reggio Calabria. Possiamo lasciare anche il nostro portale www.telemia.it, è il momento di analizzare, approfondire i temi più importanti della giornata. Iniziamo con Gazzetta del Sud, il lunedì, edizione Calabria, subito in primo piano i temi dell'attualità. Parliamo di PNRR, missioni, investimenti e riforme. Vedete qui, per quanto riguarda le notizie del PNRR Calabria, 4,3 miliardi di fondi, case e ospedali di comunità, le priorità su cui intervenire, la mappa dei progetti regione per regione. E ancora qui in questo fotino i governatori Schifani della Sicilia, Occhiuto della Calabria, con il ministro Matteo Salvini. Il governo non riduca la protezione speciale ai migranti, voce il sindaco di Crotone, il decreto Cutro doveva andare nelle direzioni dei salvataggi, scritta dai sindaci calabresi una lettera affinché vengano assunte misure differenti. Qui vedete intanto Vincenzo Voce in diretta anche su Rai 3 nel programma di Lucia Annunziata. L'umanità, dice il primo cittadino di Crotone, non deve avere colori politici, chi ha vissuto questa tragedia non può dimenticare. Proseguiamo, ci occupiamo delle altre notizie sempre all'interno di Gazzetta del Sud. Fini a Meloni sul 25 aprile, la giornata di domani della liberazione. Basta divisioni, dica che Fratelli d'Italia si riconosce nell'antifascismo. Il fondatore di Alleanza Nazionale invita la destra a superare le ambiguità. Sarà una festa della liberazione spaccata, Mattarella nei luoghi simbolo della resistenza. E ancora l'Unione Europea indica Di Maio come inviato speciale per il Golfo Persico, una scelta che scatena le polemiche in Italia. Rabbia della maggioranza, la Lega sulle barricate per la designazione di Borrell. Qui intanto Luigi Di Maio, una scalata dal Movimento 5 Stelle alla Farnesina e adesso all'Unione Europea. Proseguiamo ancora con Gazzetta del Sud, le altre notizie alla pagina numero 4 per occuparci. Adesso di cronaca, Pisa, morte cerebrale per la psichiatra, arrestato l'assassino, è un paziente, Gianluca Paul Sung, 35 anni, con un passato di altre violenze. Poi bimba travolta, la madre non ha ancora la patente, indagine per l'omicidio colposo a Napoli, la donna si era messa al volante dell'auto per imparare a guidare. E ancora con i vaccini si evitano 3,8 milioni di morti nel mondo. Settimana delle vaccinazioni, dalla tubercolosi alla meningite per recuperare la lunga stasi. Obiettivo dell'OMS è tornare a livelli di copertura simili a quelli del 2019. Percentuali di vaccinati, vedete, nei paesi ad alto reddito 90%, in quelli più poveri il 50%. Bambino si difende e sfugge al rapimento. Paura vicino a Roma, ricercato un cinquantenne. L'uomo è entrato in giardino e ha afferrato il piccolo di 9 anni, che però lo ha preso a calci. Notte da incubo, avvocato picchiato in casa, è successo a Caserta. Arancia meccanica a Caserta, una banda svuota la cassaforte del penalista. L'uomo è finito al pronto soccorso, rapinati anche i vicini. Qui vedete Vittorio Giaquinto, i 4 malviventi gli hanno rotto un zio. Per quanto riguarda le altre notizie, ci occupiamo dei temi calabresi adesso all'interno di Gazzetta del Sud di oggi, le pagine regionali Calabria. Vediamo subito l'apertura. Le ZES, emblema dei ritardi legati al PNRR. Progetti fermi e milioni che rischiano di svanire tra uffici sordi e bandi al rallentatore. In Calabria neanche un cantiere. Il commissario Romano chiede di poter utilizzare poteri straordinari come in campagna. Il delegato del governo: ho inviato lettere a RFI ed ANAS per avere aggiornamenti, non mi hanno risposto. Ancora fermi al palo gli interventi previsti sulle stazioni ferroviarie di Sibari, Nocera Terinese, San Pietro Maide e Rosarno. E qui vedete area di interesse nazionale, il porto di Gioia Tauro è il principale hub del sud, vedete questa veduta aerea del porto di Gioia Tauro. E poi l'approfondimento, un iter travagliato per le zone speciali, andiamo avanti, Catanzaro, congelata la legge sui parchi calabresi, il testo non è ancora arrivato in aula, il via libera in commissione alla regione lo scorso 5 aprile. Ad altri testi normativi è riservata una via prioritaria, cosa si cela dietro lo stop? Questo è il punto di domanda, qui vedete Antonio Montuoro, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, il proponente.
L'iniziativa raccolta firme a Catanzaro per dire no all'autonomia, qui appare il sindaco in prima linea Nicola Fiorita, primo cittadino di Catanzaro. Ancora beni confiscati in regione, finanziati 100 progetti, le cifre dell'assessore Pietro Paolo, realizzati diversi progetti con finalità sociali oltre a comunità educanti. Lasciamo la pagina d'apertura Calabria, le altre notizie: a due corsa a ostacoli verso il Mediterraneo con l'intensificarsi della circolazione per i ponti primaverili, si registrano i soliti rallentamenti in prossimità dei cantieri inamovibili. L'ANAS con lavori di pavimentazione notturna ha evitato altre emergenze a Rende e Pizzo. Qui vedete la Salerno-Reggio Calabria, i lavori notturni per ripristinare la circolazione nel tratto Santo Onofrio-Pizzo e la galleria IA dopo l'inaugurazione di 7 anni fa. Tribunale soppresso, Rapani interroga Nordio, il senatore di Fratelli d'Italia guida la crociata per la riapertura della sede di Rossano. Accesi i riflettori su un finanziamento di 6 milioni a Castrovillari. Qui vedete Carlo Nordio in foto e le guarda sigilli riflette sulle risposte a Rapani. La continuità assistenziale a Cassano è discontinua, la guardia medica chiusa per le feste, l'ASP di Cosenza invita i cittadini a rivolgersi al servizio del 118. E poi mare e monti, prove d'estate nel Cosentino con la domenica di sole, le spiagge del Tirreno e i boschi della Sila si sono riempiti. Previsto il pianone anche per oggi e domani, tutte aperte le seconde case. Qui vedete Praia a Mare, lo spettacolo offerto dall'isola di Dino. Ci occupiamo delle altre notizie per quanto riguarda ancora le pagine regionali di Calabria, la pagina 11. Insieme creiamo il futuro di Reggio, punti d'incontro tra scuola e impresa. Una rete territoriale creata da Confindustria, Regione e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Si guarda un processo di crescita occupazionale nell'area dello Stretto. E ancora a fianco la consegna del premio La Città del Sole illuminerà Gioia Tauro. L'iniziativa è del Rotary Club della Calabria, un riconoscimento pensato per i calabresi che operano in Calabria. Sempre all'interno di Gazzetta del Sud, Reggio una vita per la medicina. Vediamo subito questa notizia. L'Ordine ha premiato gli iscritti. Vedete qui... la foto, ha premiato gli iscritti, hanno tagliato il traguardo di 60 e 50 anni dalla laurea, qui una foto di gruppo. E ancora grazie a chi lavora con passione e si dedica con amore a ogni paziente. Riconoscimento meritato, alcuni dei premiati durante l'assemblea ordinaria dell'Ordine dei Medici della provincia Reggina. Proseguiamo ancora con i temi che riguardano Gazzetta del Sud, comunità competente, richieste all'ASPI 5 per migliorare la sanità. Nel 2023 già registrati 12 sbarchi nel porto di Roccella. Vediamo adesso la situazione degli sbarchi che è proseguita anche in questo ultimo weekend con l'arrivo della bella stagione. È facile immaginare l'esplosione di una nuova emergenza profughi. L'ultimo si è concretizzato nella notte tra sabato e domenica, dunque in questo ultimo weekend con l'arrivo di 90 migranti. Qui vedete gli ultimi arrivati, afghani, pakistani e siriani, tra i profughi pure 24 donne e 14 minori. Per quanto riguarda le altre notizie, andiamo avanti, ci occupiamo adesso di pagina 14, questa vicenda del bimbo morto, vedete in ospedale a Vibo, oggi il riscontro diagnostico. Si punta ad accertare per quali complicanze è sopraggiunto il decesso, sebbene già alcune ipotesi siano al vaglio dei sanitari. Il dolore del parroco di Dasà, che tra qualche giorno avrebbe dovuto battezzarlo. Vedete la tragedia avvenuta dunque nel Vibonese, e qui Giuseppe Bruni, 4 anni, originario dunque di Dasà, piccolo centro del Vibonese. Permessi facili erogati agli immigrati, si avvicina lo start al processo d'appello. Nel procedimento in corso a Crotone, coinvolti avvocati e mediatori culturali. In primo grado si è chiuso con 9 condanne e una assoluzione. Nelle motivazioni della sentenza è stato evidenziato il sistematico abuso degli strumenti legali. Qui le indagini, uno dei frami dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile. Il 1° maggio cerimonia inaugurale, avvio delle contiadi, Catanzaro si veste a festa. Nel capoluogo previsto l'arrivo di 1.800 persone tra studenti ed educatori.
Le corone di affidato per la Madonna di Polsi, i vescovi Morrone, Oliva e Milito adorneranno la Santa Vergine. Le opere del maestro Orafo saranno presentate domani nell'Episcopio di Locri. Qui vedete il Sinergia, vedete Romeo, Don Sara, come signor Oliva è affidato in questa foto. Il gesto del sindaco di Catanzaro, Fiorita, alla madre di Ferrerio, vicina a lei in questa battaglia. Proseguiamo, altre notizie a pagina 15, a Francavilla Marittima, racket e fiamme, ci occupiamo di cronaca, incendiati due mezzi commerciali per il trasporto di frutta e verdura. La pista dolosa è privilegiata dagli investigatori dell'arma, qui vedete i mezzi commerciali distrutti dalle fiamme. Dal barcone al bancone, Sadia e Madi, una favola di successo. A Mangoni producono pasta fresca e ostie. Arrivati nel Cosentino 7 anni fa, la loro attività è inaugurata a Piano Lago. Nel carcere di Paola il riscatto si costruisce tra scuola e lavoro. La direttrice Boccagna promuove percorsi di reinserimento sociale. I detenuti racconteranno le bellezze monumentali. E ancora le brevi, mercoledì alle 17, dopodomani la medicina disumana dei nazisti a Cosenza. E ancora Francavilla Marittima, pensionato investito invece sulla provinciale. Da settembre in classe 32.000 prof per la scuola che verrà, resi noti gli organici dei docenti, tanto per quanto riguarda il posto comune quanto per i docenti di sostegno e il potenziamento. Il Cosentino comanda la classifica relativa alle singole province. Intanto Franco Corbelli, 1000 istituti da salvare, dice. Continuiamo, adesso ci occupiamo di sport. Cinico Napoli, corrono le milanesi, quello che è accaduto questo ultimo weekend. Il Napoli che ha vinto nel finale a Torino contro la Juventus, ha annullato un gol a Di Maria, e poi il Milan che ha battuto il Lecce 2-0, l'Inter che ha vinto ad Empoli 3-0. Per quanto riguarda le altre sfide, il Monza ha ribaltato la Fiorentina 3-2, l'Udinese ha battuto la Cremonese invece 3-0. Napoli sempre più vicino al tricolore. La Regina ha perso venerdì nel posticipo contro il Brescia, sprint finale incognita per la squadra Amaranto con il Frosinone, il match verità. A 4 giornate dalla fine, un 8° posto da difendere, in ottica playoff servono 2 successi e un pareggio. E ancora per quanto riguarda le altre notizie, non è stata dolce casa, solo 8 vittorie in 17 gare e 7 cocenti sconfitte, tante le sconfitte all'Oreste Granillo. Per la Regina il deficitario rendimento della squadra Amaranto proprio tra le mura amiche. Il Bari decolla a Pisa, un Venezia d'assalto, cala il poker, quello che è accaduto in Serie B, buono il pareggio del Cosenza. Intanto invece un Catanzaro distratto che ormai pensa prossimo campionato di Serie B viene battuto 3-2 dal Potenza. L'ultimo turno di campionato arriva la seconda sconfitta in campionato proprio per i giallorossi. L'allenatore Vivarini, loro più motivati di noi, dice il tecnico del Catanzaro. Intanto Pescara e Foggia sono super, il Pescara vince 3-0 a Picerno, mentre il Foggia batte 4-0 la Turris Pescara, che è la terza forza del campionato, promosso in Serie B dunque il Catanzaro, adesso playoff e playout per quanto riguarda la Serie C. Le altre notizie con il Crotone che lancia un messaggio per i playoff e batte 2-1 il Giuliano. Invece per quanto riguarda la Serie D, Lamezia Terme 2 Paternò 0, un balzo playoff per la squadra lamettina, mentre il Santa Maria ha battuto la Vibonese, pareggio del San Luca e sconfitta del Locri. Vediamo quali sono gli altri titoli che riporta naturalmente Gazzetta del Sud, poi questa sera tutti gli approfondimenti, tutti in campo. A Cereale, in giornata di grazia, stop Locri sotto tono 3-1 per i siciliani. Bonofiglio rilancia il Castrovillari, Cittanova va KO, dunque il derby vinto dalla Castrovillari 1-0. Il San Luca prova a scappare, Ragusa trova il pari invece in extremis, un vero peccato perché il San Luca stava conducendo 1-0 e poi è arrivato proprio nei minuti di recupero il pareggio del Ragusa. Per quanto riguarda invece la pagina 25, la Gioiese allenta la corda nella corsa Plete. Per quanto riguarda
ancora lo sport, Vigor Lamezia con l'Ardore, sarà match vero, si parla ormai di quelle che sono le sfide per quanto riguarda i playoff e i playout. Lasciamo Gazzetta del Sud, si chiude qui la prima parte di rassegna stampa con Gazzetta, subito il quotidiano, i temi all'interno, le più importanti per quanto riguarda soprattutto la politica. In sintesi vediamo le notizie che riguardano i temi della politica italiana. Fini sferza Meloni, dica che si riconosce nell'antifascismo. La destra italiana i conti con il fascismo li ha fatti fino in fondo quando è nata Alleanza Nazionale. La Presidente del Consiglio non deve avere questa. Sì, vedete qui Giorgia Meloni. Poi l'approfondimento, voltiamo pagina in favore dell'unità. L'appello della figlia di Almirante, si apre una stagione di pacificazione nazionale. E poi ancora Costituzione, pomo della discordia, l'esperto carta antifascista è contro ogni forma di totalitarismo. Per quanto concerne ancora la politica, la pagina numero 3, per proseguire col quotidiano del Sud, Borrell indica Di Maio come inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo. Per il ministro, Unione Europea è il candidato migliore. Qui vedete Luigi Di Maio. E ancora Borrell, Tajani precisa, non è il candidato del governo. Insorge il Carroccio, è soltanto vergognoso. E intanto il punto DL Lavoro, il testo della precarietà e povertà. Il Partito Democratico critico sul Consiglio dei Ministri convocato per il prossimo 1° di maggio. E poi amministrative, l'85% dei primi cittadini è uomo, le sindache sono meno di 2 su 10. Auspicabili più amministratrici. Sono 793 comuni coinvolti dalle elezioni amministrative italiane, sommando sia quelli residenti nelle regioni a statuto ordinario che andranno alle urne tra il 14 e il 15 maggio e quelli friulani che hanno già espresso la propria preferenza e quelli trentini, valdostani, sardi e siciliani per i quali le consultazioni elettorali si svolgeranno tra il 21 e il 29 maggio. Andiamo avanti sempre col quotidiano del Sud, per quanto riguarda le altre notizie ci occupiamo di pagina 6, la storia, io senza passaporto, bloccata nel limbo dei senza diritti. Nata in Somalia, studentessa unica, residente a Cutro. Qui vedete Iman e poi l'Università della Calabria, ho paura di non poter più studiare o lavorare. Da 26 anni in Italia, cittadinanza, un miraggio. E poi l'ennesimo sbarco. Vedete, migranti, Roccella Ionica, sbarcano in 90, alcuni già trasferiti dalla Calabria. Tra i profughi, 14 minori di varie nazionalità. Qui l'arrivo, i migranti, dopo uno sbarco, l'ennesimo, al porto delle Grazie di Roccella. A proposito di migranti, qui Fili Polinzi, decreto Cutro, così si voltano le spalle a chi è più fragile. Parla l'assessore alle politiche sociali del comune di Crotone. C'è una lunga intervista di Giacinto Carvelli. E poi le dichiarazioni, accogliere è una questione di umanità. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, interviene a mezz'ora in più. Eccolo il sindaco di Crotone in foto. Ad Isola Capo Rizzuto, abusi alla cara Baldini del Movimento 5 Stelle e la vergogna di un sistema debole. Parla anche Marziale. Manca progettazione, dice Marziale. E qui l'ingresso del Cara Sant'Anna. Per quanto riguarda le pagine regionali Calabria, ci occupiamo del DDL Calderoli, facciamo il punto, proposta di legge anti-autonomia. Al via la raccolta firme mentre continua la mobilitazione del capoluogo. Il testo di iniziativa propone di iniziativa popolare proposto da consiglieri comunali di Catanzaro, qui il comune intanto di Catanzaro, l'ingresso del palazzo municipale. E poi echi da Roma, tra PNRR e DEF, la settimana corta del Parlamento, i lavori ripartono da mercoledì. E poi il caso Minasi, quante falsità da idem la senatrice, gli 11 miliardi che si intesta di De Micheli stanziati dopo di lei. Continua il botta e risposta sugli investimenti in infrastrutture calabrese. Poi le brevi, Matteo Salvini, il ponte sullo stretto serve agli italiani, non a me, dice Matteo Salvini. E poi le congratulazioni di Mancuso, campionato il successo per il catanzarese Cortese. Partito Democratico, DDL Calderoli e rischi per il Sud, ne discute zona Dem, confronto bevacqua o chiuto.
Parliamo adesso di pagina 9, Istat, un dato importante, il benessere non abita in Calabria. Sedentari, poco attenti a tavola e con una previsione di vita in buona salute molto bassa. Dal lavoro alla scuola, il report BES 2022 ci consegna un ritratto poco rassicurante. Siamo troppi sedentari, vedete qui una foto della sedentarietà. E ancora si parla di stile di vita, di ambiente di lavoro e ancora anche di istruzione. Questo dato che arriva dall'Istat, la 10ª edizione del rapporto sul benessere equo e sostenibile dell'Istat, fotografa ancora l'evidente divario esistente tra nord e sud del paese per quanto riguarda il benessere, che certamente, come si evince da questo titolo, non abita in Calabria. Continuiamo la pagina numero 10, ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata. In questa parte finale di rassegna stampa, Catanzaro vicina alla famiglia di Davide, colloquio tra il sindaco Fiorita e la madre di Ferrerio, il giovane aggredito a Crotone la scorsa estate è in stato di coma. Qui vedete il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e Giussi Orlando. A Vibo strisciava per terra e l'ho ucciso. Il collaboratore Megna racconta le fasi dell'omicidio di Giuseppe Muzzupappa. Il delitto, si legge nel sottotitolo, avvenne all'interno di un bar a Nicotera Marina a novembre del 2022. Il pentito era accusato di omicidio, dell'omicidio di Campisi, qui il collaboratore di giustizia Pasquale Megna in foto. E poi Regione, beni confiscati, 100 progetti finanziati, l'intervento dell'assessore Pietro Paolo al Forum di Napoli, avviato anche un lavoro di ricognizione. Per quanto riguarda le pagine provinciali, iniziamo con Catanzaro, ancora una foto del sindaco Nicola Fiorita e alle spalle un panorama della città di Catanzaro. Ora accantoniamo il pessimismo, il sindaco affida a Facebook una riflessione sulla situazione amministrativa della città. Non voglio dire che la città vola, ma ci sono tanti risultati da registrare. 9 mesi fa, poco spazio all'ottimismo, sono stati fatti tanti passi in avanti. Poi la proposta, creare un'isola spartitraffico per rendere più fluida la mobilità a Lido. E poi l'evento, primavera in maschera e allegria per 2 giorni, oltre 50 costumi provenienti da 19 paesi d'Italia. Un evento voluto e organizzato dal nostro Gianguru Lorenzo Colacino. E poi l'intesa, vedete, tutelare ambiente e crescita economica, incontro tra Camera di Commercio e Arpical. E poi il clan degli zingari, attenti ai minori, interveniamo sulla povertà educativa, il segretario Enzo Scalese, la riflessione proprio del segretario della CGIL, Aria Vasta Scalese. Lasciamo la pagina di Catanzaro, subito quella di Lamezia, prima di Reggio e Provincia. Basta bacchettare i dirigenti, la pagina Lametina dunque in apertura, vediamo subito il titolo, il consigliere cittadino interviene sull'esclusione dalla gita di alcuni alunni, replica a Gianturco sulle accuse mosse al presidente dell'istituto Perri Pitagora. E qui la scuola, vedete, in foto. E poi la petizione raccolta firme, un successo, no all'aumento della Tari, i cittadini rispondono, Cristiano, poi impensabile, dice, maggiorare le tasse per famiglie e imprese. Le pagine di Reggio e Provincia, la nuova piazza Antonino Fasci a Reggio Calabria, qui un momento, vedete, dell'inaugurazione. Intervento di rigenerazione urbana finanziato con i patti per il sud, Ravagnese di Reggio, rifacimento pavimentazione, illuminazione, rinnovo impianti elettrici e idraulici. Qui il taglio del nastro del sindaco facente funzione Brunetti, dell'assessore Martino e del consigliere delegato Malara. Festa della liberazione, quella di domani, al governo i discendenti del ventennio, le iniziative della sezione Ampi, Ruggero Condò, che attacca l'esecutivo di centrodestra. E ancora 25 aprile l'appello di Ampa uniti contro la guerra. Proseguiamo, ci occupiamo adesso ancora di Reggio, domani nessuno resti a casa, il Partito Comunista dei Lavoratori invita a scendere in piazza. La cellula regina, antifascismo e anticapitalismo, urge la rivoluzione proletaria. E qui vedete una manifestazione del Partito Comunista Italiano. E poi sociale ASI, riconoscimento nazionale per lo chef reggino Paolo Evoli, ambasciatore della cultura enogastronomica calabrese nel mondo.
Ambiente, l'Agorà, storia e identità, Stretto di Messina e Costa Viola in un unico parco. E poi le brevi, conferenza a Palazzo San Giorgio, CIS, il concetto di libertà. Isaia Berlin, e poi la lettera, il sindaco, Reggio invasa dai rifiuti, rende alla nostra città un posto migliore e più ospitale, una soluzione per migliorare il futuro della nostra amata terra, potrebbe essere invidiata da tutto il mondo. Qui l'Istituto Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria. Medici da una vita e per la vita. Professioni, premiati camici bianchi con 50 e 60 anni di laurea. Il segretario dell'ordine, impegno per la salute pubblica e amore verso gli altri. Qui medici premiati dall'ordine professionale e il tavolo, vedete, della presidenza. Scuola, un viaggio nella Calabria greca, il sindaco facente funzioni Versace, riscopriamo la bellezza delle nostre radici. Il liceo Dal Vinci, capofila di un progetto con città metropolitana e comune di Bova. I reggini conoscano di più i nostri luoghi del cuore. Andiamo direttamente ad occuparci di provincia, dove sono inserite le notizie che riguardano anche il comprensorio, elezioni a Locri, Sainato punta sul cambiamento. Al Cinema Vittoria la presentazione della lista Consenso Civico, Libertà, Trasparenza e Democrazia, i temi più battuti dal candidato a sindaco che appare in questa foto. Invece Ariace, la stella del giovane Cataniello, brilla ai campionati di astronomia di Cortina. L'alunno dell'Istituto Commerciale supera con grande merito la finalissima. A Rizzicone il semaforo del quadrivio Spina, emblema dello spreco di soldi, installato nel 2015 ma entrato in funzione. E intanto gli incidenti si susseguono. Vedete qui il semaforo in località Spina di Rizzicone, nella piana. Cinque fronde a giugno, il comune al centro della marcia nazionale per la pace, Recosol. Continuiamo, ci occupiamo di Condofuri, i socialisti stanno con Maisano, il vice segretario provinciale del PSI sponsorizza il candidato a sindaco. Porpiglia, unico, fuori dai giochi di potere, il Partito Democratico fa alleanze con chi che sia. E poi Polistena, legalità in scena all'auditorium con l'opera Se dicessimo la verità, vedete un momento dello spettacolo. Proseguiamo, andiamo a completare con la pagina di Vibo per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Rifare la mappatura delle spiagge, concessioni balneari, l'appello del coordinatore cittadino della Lega, Mino De Pinto contro la direttiva. Vedete Bolkestein che danneggia gli operatori, qui vedete la Lega di Vibo contro la direttiva, danneggia i balneari. Fondo Sostegno Autismo, la Lega applaude all'assessore Stein, un supporto concreto alla categoria. E poi l'annuncio, pedagogisti a scuola, al via il piano assunzioni anche nel territorio vibonese, parla il presidente Einsped. Poi sanità, postazioni su M118, i nuovi locali individuati in via Manzoni, disponibili tra un mese dopo i lavori. Ci occupiamo di politica, Luciano, dialogo aperto con tutti, l'esponente di Azione chiarisce la sua posizione in merito alle alleanze, il consigliere comunale presente alla conferenza stampa di Mangialavori di Forza Italia. Poi l'evento, torna il concorso Balconi Fioriti da maggio a giugno, ancora il Vibonese diventa un set raduno internazionale. Per quanto riguarda l'iniziativa, appello per rendere fruibile l'intero parco archeologico ai cittadini, sempre a Vibo, Ali di Vibonesità parla della storia di Vibo agli studenti. Lo sport, abbiamo detto, la sfida di Torino la vince il Napoli, ormai a un passo dallo scudetto, proprio nel finale il gol vittoria di Raspadori che entra e decide la gara al 94esimo, 10 minuti prima annullato un gol a Di Maria. Abbiamo detto delle calabresi, Cosenza è già pronto per Brescia, fra una settimana la sfida delle Rigamonti dopo l'ottimo pareggio del Cosenza a Perugia, Regina, paure e troppe amnesie, si sta facendo dura, playoff a grande rischio per la squadra di Inzaghi che rimane all'ottavo posto a 46 punti, ricordiamo con 3 punti di penalizzazione. Crotone obiettivo centrato 80 punti, Catanzaro Iemmello fa 28, serviva solo questo nell'ultima sfida vinta dal Potenza. E poi gli altri titoli, vedete, per quanto riguarda la Serie D, Locri cade ma blinda il secondo posto, Locri rimane al secondo posto solitario. Poi le altre sfide che si sono giocate ieri, tra cui la vittoria del Castrovillari su Cittanova e il pareggio del San Luca.
con la squadra Salò Chiesa avanti, raggiunta proprio nel finale. Le interviste, vedete, il tecnico gialloblu spiega anche la scelta del 3-5-2, serviva una svolta. De Luca era importante dare continuità. Queste le interviste del dopo gara per quanto riguarda naturalmente quello che è accaduto alla Lamezia Terme. San Luca, dunque, lo dicevamo, finisce a Ragusa 1-1 con il San Luca avanti e poi raggiunto proprio nelle finali. Questa sera è tutto in campo, come dicevamo, le sfide che si sono tutte le sfide che sono giocate in questo weekend per le calabrese e tutto quello che è accaduto naturalmente in questo ultimo weekend di calcio con riflettori ormai puntati sui playoff e sui playout. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, non vediamo aggiornamenti sul nostro portale per quanto riguarda il nostro sito, vi ricordiamo www.telemia.it, sempre in aggiornamento e con le notizie dell'ultima ora, per cui potete tranquillamente usufruire di questo ottimo servizio che vi offre la nostra redazione con le news sempre aggiornate 24 ore al giorno. 13:30 il nostro TG News. Per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi è veramente tutto, vi ringraziamo per aver scelto il nostro canale e vi auguriamo una buona giornata, arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Questo programma è presentato da...